Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati nel terzo episodio di Super Mario 3D World. Allora, ci trovavamo a questo punto, le 5 stelle che ci sono in questo livello, prima del castello. E quindi andiamocelo a spaccare. Che cos'è? È un livello un po' strano. Usiamo Todd. Capitan Todd, l'intrepido cacciatore di stelle verdi, è pronto per una nuova avventura. Guiderò la ricerca delle 5 stelle presenti in questo livello. Se riesci a raccoglierle tutte, 5 saranno tue. Puoi cambiare la visuale del gioco usando la levetta destra o sinistra più A. E ricorda, Capitan Todd non sa saltare. Buona fortuna. Ok. Capitan Todd non sa saltare. Cosa può fare Capitan Todd? Cosa fa? Fa questa cosa così che non si capisce cos'è. Allora. Una stella è qui. Ok. E siamo a uno. Poi andiamo a prendere la seconda. Sicuro saranno anche lì dentro. La seconda ce l'abbiamo. Qui c'è la terza. Ok. Poi dobbiamo andare qua. Non so se questo. Passiamo così. Ne mancano. No, sono caduto. Oh, sto. Ah, ok, no, non precipitavo. Però ho sbagliato lo stesso. Rientriamo qui. Torniamo in questo tunnel. Lasciamo passare. E a quanto pare ho capito che non si possono eliminare. Quindi, qui c'è la penultima. E qui c'è l'ultima. Perfetto. Vabbè, questo era facile. Però molto carino questo livello. Simpaticissimo. Andiamo al prossimo. Ok, prese. Quando gioco in modalità un giocatore potrei cambiare la visuale utilizzando anche negli altri livelli. Perché non fai una prova? Ok, la faremo. Andiamo. Lì no, l'abbiamo già fatto. Qui cosa c'è? Finisce la strada, evidentemente ci sarà un. Si aprirà dopo il castello. Va bene, quindi possiamo andare direttamente al castello. 10 stelle ci sono? Ah no, ne servono 10 per entrare, perfetto. Va bene, qui ce ne sono 3. Quindi le stelle è importante prenderle, poi a livello. Quello che avevamo visto dove era, ma non eravamo riusciti a prenderla, ci torneremo al volo a prendere solo la stella. Una cosa importante quindi sono le stelle. Forse quelle si possono prendere e lanciare. Ma intanto il primo castello. Trasformiamo in gatti. Allora. Poi che succede? Niente, succede che possiamo andare di qua. Ah, ok. Alziamo la torre. No, ovviamente. Beh, se non facevo quell'inutile salto non andava bene. Ah, dopo un tot riscende, quindi dobbiamo ritirarla su un'altra volta. Facciamo così, qui c'è una stella, quindi ce la andiamo subito a prendere. Poi, lì ci sono dei timer. Ci sono dei timer che è evidente che si raggiungono da lì sopra. Quindi ritiriamo di nuovo su. Così. Ok,
Perfetto. Gli ha tirato un calcio e non ho fatto nulla. Perfetto, abbiamo preso anche la seconda. Qui che cosa c'è? Perché mai dovremmo arrivare fin laggiù? Non lo sappiamo al momento. Perché mai? Salto, faccio prima. Ah, c'è un segreto. Ce lo andiamo a prendere. Qui. Sicuramente un qualcosa a tempo. No, sì, non lo so, vediamo. Un treno? No, una macchina con un Bowser dentro. Ma, no, allora bisognava andare a sinistra. Non ho esplorato per niente a sinistra pensando che sinistra è la strada principale, invece è destra. Cosa faccio? Forse devo calciargliela e tirargliela contro, perfetto. Allora, questo è il primo, logicamente non dovrà essere tostissimo. Perfetto, secondo. Andiamo per il terzo colpo e dovrebbe essere quello decisivo. Sta mettendo delle trappole, cosa sto facendo? Lo tiro subito senza farglielo neanche capire cosa sta facendo. Il diretto proprio gli tiriamo. Benissimo. Però non ho visto per niente a sinistra, manca una stella. Quindi assolutamente bisogna tornare indietro. Tanto vediamo qua. Ok, ci porta da un'altra parte. Vediamo il tempo. Oh, c'è la fatina, ok. C'è la fatina, quindi saliamo, prendiamo queste monetine. Col gatto ci si può arrampicare fino al 10.000, quindi non c'è bisogno neanche di fare le scale. Il gatto a quanto pare è la trasformazione migliore. Ok, livello completato. Però manca una stella che secondo me stava a sinistra e quindi la prendiamo insieme anche a quell'altra in modo tale da aver completato, diciamo, il primo mondo come si deve. Adesso ci aprirà qualcosa. Ah, la fatina ce l'ho apre. Martello, vediamo un po'. Che succede? Tubo che ci porta alla seconda isola deserto, che già si vede là in fondo. Allora, prima della seconda isola deserto, subito andiamo, infatti era la prima, che sta sicuramente a sinistra, quindi proprio rapido ci prendiamo questa stellina, così il primo mondo lo completiamo del tutto, in modo che magari stelle più difficili avanti. Oh. Ah, qui ci illumina, ok. Anche perché riguardandomi un video, il video mentre lo montavo del... No, ok, eccola la stella. Ok, finito. Riprendiamo qui il gatto. Che qua pensavo si andasse da qualche parte. Vediamo un po' dove si va, da nessunissima parte. Ok, vabbè, allora avevo fatto bene come avevo fatto. In ogni caso facciamo così in rapidità. Mettiamo da parte un gatto, che a quanto pare è la trasformazione migliore. Qua mi arrampico. Tagliamo. Qua non ce ne importa niente. Ci arrampichiamo, battiamo in rapidità il Bowser, così abbiamo finito questo livello prendendo tutte le stelle.
Ci vuole. Vai, sì. Salta, salta, salta. L'abbiamo già vista. Vai. Butta queste bombe e te le ritiriamo subito. Una. Vai, vai, seconda, seconda. Due. Ma io ho capito. Anche la traiettoria è importante, non basta colpirle. Sì, sappiamo, vai, tira, tira. Eccoti la terza. Easy. Possiamo saltare, già l'abbiamo vista. Prendiamo tutto. E questa è fatta. Via, via. Rapidi. Queste le prendiamo perché sono sempre monetine. Le vite schifo non ci fanno. Ok, però col gatto fa uno spin effettivamente. Con il colpo. Va bene. È andata easy questa. Vabbè, sono i primi livelli. E di solito i primi livelli sono sempre facili. Sono gli ultimi che iniziano ad essere un po' più enigmatici e difficilotti. Allora. Fatto questo, c'era anche un altro livello. Qui abbiamo preso tutte. Qui manca quella centrale. Qui manca la prima. Qui ne mancano due. Allora, qua ce n'era solo una. Questo e questo abbiamo preso tutte e tre. Va bene. Quindi, qui la prima l'avevo proprio visto dove era. Però, quasi quasi, invece di riprendere quelle che magari posso anche farlo. Fuori dal video inutile, diciamo, farle adesso. Andremo a sprecare tempo, forse. Possiamo andare a vedere il nuovo mondo e magari farci un livello di questo. Allora, il castello, l'altra principessa, questa volta gialla, la fatina, da liberare al castello. Quindi iniziamo subito dal primo. Questo che cos'è? Vediamo un attimo. Sicuro il regalo, pacco regalo. Ha un timbro free, un timbro free. La fatina verde, ok, ce la dà così perché l'abbiamo liberata. Non ci dà niente se saltiamo 10 volte sulla testa della fatina, un one up, una cosa segreta, no, perché ci sta saltando tantissimo, quindi non ci dà un bel niente, ce ne possiamo andare. Mentre invece, quello che dobbiamo assolutamente fare... È il primo livello. Eccolo qui. 3 stelle a disposizione e si va. Pronti. Let's go. Allora, qua c'è lo struzzo con cui non si può saltare sopra perché ovviamente ha le spine. Quindi qua, se vogliamo prendere anche questo. Così abbiamo un altro gatto a disposizione. Un po' che fa il po'? Qui sotto cosa c'è? Che è aperto? Niente, solo un'opportunità di cadere di sotto, niente di che. Bene. No! Ecco, lo sapevo. Lo sapevo. Meno male che ce l'eravamo messi uno da parte. Sabbie mobili, quindi lo affrontiamo di qua. Qua ci si può arrampicare, qua pure. E infatti abbiamo un gold. Il gold che premiamo. Oh. Ok, abbiamo preso più che potevamo, tutte non si possono prendere e quindi va bene così. Ape incarognitissima. Ah, ma questo è difficile perché... vabbè, per una non siamo riusciti a prenderlo, chissà cosa ci dava. Ugone. Quindi stelle neanche ne ho viste, siamo già arrivati a metà e francamente non ne ho vista nemmeno una. Bah.
Chissà. Chissà, va bene. Intanto finiamoci il livello. Prendiamo queste altre monetine. Se qualcosa c'è anche per sbaglio. Oh mamma mia, mamma mia. Prendiamo. Vai, becca. Ok. No, si è spostato. Allora corro. Corro anche se lì c'è solo una moneta. Niente inutile. Devo saltargli sul collo. Sono sempre controtempo. Perfetto. Qua forse facendo così. No, niente. Avrei dovuto far rompere lo struzzo tutti quanti quelli? Non lo so. Può anche darsi. Andiamo di qua invece. Oh, c'è un Toad inseguito. Lo salviamo. Se ci riusciamo, preciso. Dacci qualcosa, Toad. Oh, una stella almeno. La terza, quindi proprio per la gloria. Va bene. Qui una stella sola. Una stella sola. Che non è proprio il massimo. Vabbè. Ci può stare. Ci può stare. La terza oltretutto. Quindi erano prima. Va bene. Abbiamo anche assaggiato il mondo nel deserto. Il secondo. Questa serie di Super Mario 3D World. Poi vedremo anche Bowser Fury, perché sono in realtà due giochi nello stesso gioco. Puoi usare gli amiibo nella tua avventura. Se all'interno di un livello tieni premuto sinistra, penso, e posizioni un amiibo sul sensore NFC del controller, potrebbe succedere qualcosa di speciale. Non ho l'amiibo di Super Mario, lo volevo prendere perché è figo proprio l'amiibo. Al di là della funzione poi nel gioco, chissà, lo vedremo magari. Per maggiori informazioni consulta la sezione aiuto del menu. Non puoi usare gli amiibo quando stai giocando in collegamento con altre console Nintendo Switch, non dimenticartelo, va bene. Ok, quindi ci ha mostrato adesso che c'è una statua di Bowser e questo livello con l'ombra della pianta carnivora. Che ci aspetta nel prossimo episodio. Mentre questo, il terzo, si conclude qui. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace. Se non ti è piaciuto, un non mi piace. Ma come abbiamo detto anche nel video precedente, il non mi piace, cioè, è impossibile. Perché il gioco è bellissimo. E quindi io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.